Ma si è? Cos'è sto casino? Nel pre-live si fa? Cazzo! Cito folle! Beh, pure live train, tutto, cioè non so io. Riccardo, dai una costruzione. Sto facendo i cazzi miei, cosa volete? Ci paghiamo lo stipendio addirittura. Disse Riccardo, non sub. Che fretta avete? Grazie agente Fox Mulder per i 13 mesi, Aldea Keeper per i 34, Popa Martina, buonasera Gattone, con la sua simpatia riesce a togliermi i pensieri negativi anche nelle giornate più ansiose, grazie perché l'anno scorso mi ha fatto sorridere anche in un periodo davvero brutto, mi fa molto molto piacere. Adesso sono affari tuoi, non ho finito la frase di proposito, non cambio mai. Prima o poi morirò, quindi mi auguro che questa cosa accada il più velocemente possibile e spero anche nell'indolore, ma accetto anche di morire dolorosamente, ma rapidamente. Grazie mille Popa e tanti auguri. Grazie a Cooper il Ride e la sub regalata a Trixie. Grazie a Nick che regala sub a Fib. Vi siete messi d'accordo, pezzi di merda? Grazie da Cito per le 5, per le 8 sub, che numero specifico, per le 8 sub, pensa a te. Ad Aurora per i 100 bits, per la lontra, e Samuel per gli 11 mesi, rinnovo per il treno le emote di una decente qualità. È vero, ci sono le emote nuove, rinnovate. E per la sbirciatina, è vero, allora vi ho promesso che a 3.200 vi avrei fatto fare una mini sbirciata. Mini però. Grazie a Mico 90 per i 50 mesi. Aspetta un secondo che questo qui lo togliamo, altrimenti non vedete. Mico 90 per i 50 mesi e Simon per i 26. Ogni promessa è debito e quindi una mini sbirciata, non tirerò giù del tutto, tirerò giù una certa quantità, pochino come vi ho detto, pochino, però lo faccio, non è una presa in giro, lo faccio, ecco qua. Tanto così, come promesso. Non vi leggo, non lo leggo. Ah, sì, mi ricordo. Ecco qui. Se volete l'altra, bisogna arrivare al numero giusto. Ah, sì, mi ricordo. Cari miei. Volete vedere l'altra? Volete vedere l'altra? Bisogna completare cosa. Basta. Finito. Grazie a Simon per i 26 mesi, a Ellie per gli 11, a Juice per i 2, a Florangi per i 100 bits, emote nuove? Tutte qui, grazie mille. Grazie a Biasi e Mattia Attore, ci mostri qualcosa? Fatto. Ho fatto, avete visto, adesso basta. Grazie a Tenshi, grazie per tutte le risate che mi fa fare, tanti auguri per la casa nuova, grazie mille. Per tornarmi su Discord, ma te lo dice Discord. Basta che colleghi Twitch a Discord, il tuo numero di telefono a Discord e ti trova lui. È incredibile, è proprio una ricerca. Grazie a Sedere Voce al Verbo. Ciao gatto, sono tornato. Come la va? Mi benedirebbe per l'uni, per favore? Certo, tantissimi auguri e grazie. No, vi ho già fatto vedere troppo. Anche perché non era questo l'accordo. L'accordo era 3.500. Ho voluto dire a 3.200, vi faccio vedere, vi ho fatto vedere qualcosina. Adesso basta, volete? Si arriva a 3.500. Anche perché qua non ho ancora finito per il cazzo. Grazie a Palmasan per i 36 mesi. Anche perché adesso è un incubo fare tutto. Oggi ho fatto un video di Guardiani della Galassia. Dovevo mandarlo a Nvidia per l'approvazione. YouTube non ha deciso di implodere. È implosa YouTube. Non riuscivo a caricare il video. Allora ho dovuto caricarlo su Mega. Solo che caricandolo su Mega 40 minuti senza connessione sono stato per caricare quel video del cazzo. Porca miseria. Un disastro. Un pomeriggio veramente devastante. Grazie Gabriella. E niente, volete vedere ancora? Rinnovate, mancano 20 secondi per le... No dai, rinnovate che ci sono le emote nuove, le voglio.
rinnovate, vi regalerei delle sub, ma per qualche motivo PayPal non me l'ha accettato. Infatti prima ero in un canale di una persona che, dico, non faccio nomi perché poi dopo faccio figure, però è qui in chat, volevo regalare la sub e non ce l'ho mica fatta. Grazie Nira per i 7 mesi e niente, è finito il treno e abbiamo un ippopotamo che mangia la pizza. Ah, 3.500, non ci arriviamo mai, che palle. Arriviamo ogni volta a 3.400 e ogni volta c'è il drop di sub. Lo dici a me, Giugiu, che è la mia vita. Adesso sai cosa vuol dire stare da questo lato. Sei un ippopotamo, Gabriel. Belli gli ippopotami, pericolosissimi, tra l'altro. Nani, ragazzi, mille, ci mancherebbe. L'ippopotamo fa bene a mangiare la pizza, ma non saprei. Gli ippopotami sono vegetariani o onnivori? Perché gli ippopotami sono pericolosi, nel senso che ti mordono e ti uccidono, però non so se poi dopo ti mangiano. Sai che sono vegetariani i pomodori, gli ippopotami? Sono vegetariani. E le farine, le digerisco le farine? Cioè la pizza potrebbero mangiarla? Ah no, è un biscotto, scusate, non è una pizza, sembrava una pizza e che l'ippopotamo è grande, pensavo che fosse una pizza piccola, è un biscotto mangia. Non ci vedo. Grazie Ugonotto per la sub. Dai. Siamo a 3.214, riusciamo ad arrivare a 3.500 entro stasera? Non penso proprio, però cazzi vostri, io tanto so benissimo cosa c'è qui dietro. Questa è casa mia, entera. non ho bisogno di ulteriori sbirciate. Se un ippopotamo digerisce le farine mi offendo sinceramente, visto che sono ciliegio. No, e dai. No, real true epicness, non credo. Vedi, Giugiu. Senti come ci dà dentro qua sta scampanata. Ah. Quindi stai dicendo a Chiale che tutte le altre mie live fanno cagare, fanno schifo. Sei qui solo per chiedermi delle live con Karim? Mi sembra giusto. Effettivamente la mia autostima aveva bisogno di questo. Grazie zio Zemi. Buonasera signor Gatto. Buonasera a lei, grazie mille. C'è stato un drop? Ah, il drop è la campanella, dici. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Sì, esce Prison Simulator domani completo, però abbiamo... Non ce la faccio più, abbiamo troppi giochi, non ho tempo. Devo fare le live mentre dormo, non è possibile. Non è possibile. È incredibile questa cosa, non c'è tempo, sta uscendo tutto adesso. Allora, sta settimana abbiamo da finire ancora... Sì, Alone in the Dark mi viene. Age of Empire. Poi non abbiamo ancora mai toccato Riders Republic. Poi deve uscire il DLC di Animal Crossing. Poi Forza Horizon 5, COD, come si chiama, Jurassic World Evolution. È uscito Unpacking. E che cazzo è che Pokémon, Battlefield. Ma io quanto cazzo c'ho tempo? Unpacking, l'ho scaricato stamattina, ma quando... Tra l'altro mia signora l'ha provato e mi ha detto che è obbligatorio usare il pad. Bella merda, perché? Medieval Dynasty, tra l'altro, che è uscito a settembre. E tu, sì, lo facciamo, mai più toccato. Ci sta giocando Karim, ci sta giocando. Togli i giochi brutti, tipo... Sentiamo, Gabriel, tipo... Tipo Pokémon, vabbè, Pokémon lo possiamo anche togliere. Forza lo fai col volante? No. Ci sto giocando col mouse Unpacking, molto rilassante, quindi mi stai dicendo che mi ha messo in una rincoglionita. Lo stai dicendo, lo stai affermando. Glielo farò sapere. Grazie a Redbonks per i 5 mesi.
Esce poi dopo la nuova versione di Skyrim con un sacco di contenuto aggiuntivo. Ma si può? Ah, si sì, può? Ricordo. Sedere, se ne ho il tempo di vivere, sì. Low Morning Simulator, ce l'ho scaricato da 2 mesi, Mark. Non abbiamo ancora avuto modo di avere neanche quello. Per dire! È gratis sul Pass Skyrim? No, vabbè, ma credo che... Scusa, allora, quell'aggiornamento lì non è gratuito per tutti quelli che hanno la Legendary Edition? No, l'Anniversary... Cos'è? Aspetta, Skyrim. La Special Edition... Cioè, non basta avere la Special Editions... No, si paga a parte? Ma veramente? Ah, uno dice no, l'altro te lo danno. Decidetevi. Decidetevi voi, io non lo so. Leila. Ah, è proprio una nuova versione. Cioè, è uscito pure dei siti di Apocalypse. Ma di che scherziamo poi? È incredibile. Poi sì, è vero, esce anche la trilogia di GTA, ma per fortuna lì non me ne sbatte veramente un cazzo. Al di là di Pokémon, che per carità c'è questo affetto maggiore, amore e odio, no, con Pokémon, di cui rigiocherò la remastered per Switch. A parte il fatto che quello lì è anche un po' remake, anche se hanno riciclato alcune cose aberranti, altre le ho apprezzate. Cioè, sinceramente, di rigiocarmi GTA sempre con quella grafica vecchia, con quella... No, mi sembra un po' uno spreco. Non, sinceramente, c'è altro di più importante. Non ci fosse stato altro, sì. Però... non sono interessato. Charlie, buonasera gatto, congratulazioni per essere nella casa nuova. Speriamo di vedere presto il nuovo studio. Abbiamo fatto vedere una sbirciatina prima. Io pensavo che vi ingolosisse di più. E invece no. E quindi niente. Ah, prenderò diamante come ai tempi. A meno che Nintendo. Oggi, pensate, da Nintendo mi è arrivato Mario Party. Funzionano le spedizioni in Italia, alla grande. Tra l'altro, a sorpresa, poi non so se c'era stato un annuncio o meno, è uscito il nuovo gioco di Niantic. Non so se qualcuno di voi mi segue su Instagram, lì ho già messo le mani. Vediamo se indovinate che gioco è, ovviamente scaricato, e molto probabilmente in settimana lo disinstallerò. Molto probabilmente. Vediamo se riconoscete che gioco è. Lo so, è carino, tu cammini e schiudi i Pikmin un po' come erano le uova dei Pokémon, si schiudono e poi non ho capito che cazzo serve spawnare Pikmin a manetta, quindi puoi spawnare Pikmin. Non lo so, è una roba carina, io tra l'altro sto schiumando dal caldo qua dentro, non sto scherzando, un po' la finestra, cazzarola. Dicevo, tanto passeggiando con Sif passeggio, almeno faccio qualcosa e niente. Grazie a Mentina per gli 8 mesi. Abbassi il fuoco. Grazie a Lello per i 6 mesi. Questo mese festeggio compleanno di 6 mesi con lei. Me lo regala quei Leila? Dai. Leila. Dai. E Toby, e con l'iPhone non si può rinnovare, con la Smart TV nemmeno. Devo accendere il PC solo per lei. Grazie mille, ma non lo fai solo per me, lo fai per il counter, che prima o poi arriverà alla fine, eh? Prima o poi. O forse no. A quanti la sbirciatina? 3.500, c'è scritto. C'è scritto. Mi è arrivata anche la notifica, vedi, è giusto dirlo. Mi è arrivata la notifica da Pikmin Bloom, si chiama così l'applicazione. Oggi hai fatto 508 passi. Che
infatti giusto un paio di più, però da quando l'ho installata ne ho fatti 508. Complimenti, i tuoi Pikmin vogliono mostrarti il tuo tragitto. Poi è carino, poi ovviamente non ve lo faccio vedere perché c'è la mappa, ma ti fa vedere, cioè tu puoi aggiungere le foto di quello che hai fatto. È un piccolo diario. Ogni giorno a partire dalle ore 21, perché dalle 21? Potrai vedere il tuo riepilogo della giornata. Se dovessi perderti, potrai trovare una schema. Ma che carina questa cosa! Nel corso del riepilogo della giornata puoi ottenere premi in base al totale dei passi e potrai vedere un'animazione che mostri i luoghi in cui hai camminato. I tuoi Pikmin potrebbero anche scegliere una delle foto che hai scattato tu quel giorno. Se ti piace puoi conservarla nel diario. Ah, gli dai l'accesso alle foto, mi fa vedere i passi che ho fatto, che poi non è vero perché c'è solo il GPS sminchiato come sto vedendo. Com'è andata la tua giornata? È stata una bella giornata, dai, metto il sorriso. Puoi decidere il sorriso o la tristezza. E poi che mi dà? Una foto della nebbia. Dai, la salvo. Salvo questa foto di nebbia. Bello. È bello perché è proprio un... Non è come Pokémon che devi andare in giro a fare una roba proprio secondaria, marginale. Tu cammini e già che cammini ottieni delle cose. Potrebbe essere interessante. 500 passi in mezzo chilometro, la Madonna. Ma no. Grazie Thermos per il raid. Signe? Non ho mica capito. Si chiama Pikmin Bloom. Pikmin Bloom. Funziona anche in background? Sì. Allora, mi ha chiesto la possibilità di accedere ai passi dell'iPhone, ma vuole comunque il GPS sempre attivo, ed è il motivo per cui probabilmente la disinstallerò, perché mi sta sul cazzo lasciare il GPS sempre attivo. Però si collega con i passi del telefono, immagino che abbia la stessa cosa con Android, quindi... Mio signore dice, non mi fa giocare anche col mouse, no, ad unpacking. Non è che forse solo la versione del Game Pass non si può giocare col pad? Strano. Ci sono delle mega piante in sostituzione delle palestre. Ah sì, trovi in giro robe da fare? Ah, leggi bene. E sto lavorando io, che vuole? Ora mi fa giocare anche col mouse. Allora vedi che sei proprio una stronza. Il GPS, anche se sempre attivo, consuma energia solo quando lo si usa. Lo può lasciare sempre attivo, signor gatto? Vediamo. Su Android chiede di collegarsi Google Fit. Perfetto, era quello che stavamo dicendo. Ruka, buonasera gattone, felice di rinnovarti. Ah, di ritrovarti, scusami, ti auguro ogni bene. Grazie mille altrettanto, Ruka, veramente. Tu devi essere Igor. Ah sì, io faccio quello che mi pare. Guardate che il counter ve lo metto a 8000. E poi, giusto per infastidirvi, non abbasserò mai più il green screen. Mai. Cioè, anche se ho speso soldi, fatto niente, non abbasso più. Se non uso Google Fit mi attaccano al cazzo. No, è l'applicazione direttamente che ti calcola le cose. Credo sia una cosa in più per sprecare meno batteria utilizzare Google Fits. Allora, qualcuno si ricorda il numero di telefono? Era 555. Era 55. Dov'è il telefono? Era 555. Poi 325, grazie perché non ho voglia di rifare tutto. 3027. Un attimo! Ma non ho fatto a tempo. Come metto giù? Non posso. Porca miseria. Va bene 81, e quindi? Grazie Marco per i 30 mesi. Ah, riproviamoci. Aspetta, 5, 5, 5. Perché mi l'ho perso. 3, 2, 5. No, ho sbagliato. Che palle che non... Allora,
5, 5, 5, 3, 2, 5, 3, 0, 2, 7. Che fatica, cazzo. No, che coglione, lo devo rifare per forza. Questa è una stronzata però, posso dire. Che debba rifare tutto è un po' una stronzata. Mariello, 23 mesi, buonasera. Tutto bene, grazie. E lei? Questa è una grandissima stronzata. Allora... Tu devi essere Igor. Qui. No, si pronuncia Algo. E devo rifarmi anche tutto il giochino? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Minchia. Ah, magari era il numero sbagliato? Magari era il numero sbagliato. Vabbè, adesso vediamo. Tanto tranqui qua, che paura abbiamo. Paura di niente io. Ehi, te mamma puttana! Dribbling! Aio! Dove c'è l'armaro? Non si verse! Ah! Mi sono incastrato, mi sono incastrato! Ah. Ah, ma c'era già! Ma scusami, Ah, eccolo qua! 5-5... Ah, me lo segno, aspetta. Ma per fortuna non mi fa rifare tutto. Allora... 5, 5, 5, 3, 6, 5, era giusto ragazzi, 3, 0, 2, 7, eccolo qua, è giusto? Però aspetta che butto via sta cazzata, che non mi frega niente, il NES, buongiorno. Chi ci gioca più col NES? Boh, i vecchi. Mettevo 3, 2, 5, era 3, 6, 5, ah, vedi mo, grazie Nibu, tra poco partoriamo, mi tengo pronto, promesso, vedi mo, è carta canta qua, cosa sarà, passo di qua, che spauracchio, ma questo è un assassino, guarda che passa di qua, guarda che passa di qua, la porta, ti è faccia di melma. Vabbè, però, scusami, Dribbling! Aia, che male! Bacheca, strappa pagina. Posso attaccarla alla bachechina? No. Col foglio. Mi scusi, il foglio. Aspetta che a sto punto mi sposto un po' più in là, perdonatemi. Ma... Ecco qua. Tanto non... gli oggetti, come ho visto ieri sera, non sono così essenziali. Ce l'ho la bachechina? No. Ci ho provato, però. Allora... Allora, era, riproviamo, 5-5-5, 3-6-5, 3-0-2-7, 3-0-2-7 era, 3-6-5, 3-0-2-7, sì, vabbè, stampato, vito, suona libero. The service is no longer available. Ma porca puttana, e quindi? Andiamo nel nostro social network preferito. E grazie mille a Cervorock per i 36 mesi. No, dove sei io qua? Vediamo se Lino è in chat. Ecco qua. Vedi, numero assistenza, ce l'aveva, l'ha scritto lui. Si è rotto il gioco, mi dice di chiamare questo numero. Sì. Aggiorno il servizio, mi dice che non è più disponibile. Ah, aggiorno, immagino ci andasse una virgola, il servizio non è più disponibile. Grazie a Fudeke, signor gatto, sono nato, preferivo i giochi tranquilli, così nasco terrorizzato, ma va là, va là, temprato, grazie mille. È diverso il suo numero?
È diverso il suo numero. Ho tutto ciò che mi serve, ecco a voi. E questi sono la console, ok. Questo qui è un nuovo numero. Vediamo. 5-5-6-1-8-2-7-1-6. E allora io gli dico... Il mio numero invece è 555 365 e poi 3027 era, no? Ok, glielo dico che magari anche lui gli ficca sta cosa, non lo so. Sì, anteprima, me lo metti nello specchio così me lo segno? Grazie. Questo è Lino. Vediamo se mi ha risposto. Ah, no, niente, spoiler, non voglio leggere. Vediamo un po'. Allora, piglio il numero. Proviamo a chiamare... Secondo me questo qui è scritto dagli sviluppatori, sapete? Quel personaggio lì è uno sviluppatore. Sì, mi ricordo. Grazie Lucrexia per i 4 mesi. Per evitare che magari uno si blocchi in quanto il gioco non... Cioè, magari non c'è gente che ci è arrivata. Oddio mio, aspetta, me lo devo leggere. O me lo, guarda, me lo poggio qua, posso poggiarmelo là? Te, ciappa. Ok, allora. No, che è leso. Allora, 555, poi 618, 618 e 2716. Vediamo. Non lo è? Non è lo sviluppatore? Però me lo dà sbagliato. Che c'è in chat? Che c'è in chat? Vediamo. Ricarica la pagina. Ricarica la pagina. Che nuovo messaggio. Ho trovato il pad BBB. Ho capito io. Però non è inietta questa. Ho ricevuto 8 nuclei. Me li filo volentieri nel culo. Cosa me ne frega a me? Ma perché mi dai nuclei? Cosa me ne frega? Allora, 555-618, lui ce l'ha diverso. Dice chiamare questo numero. Forse lo posso chiamare in un'altra maniera? C'è un altro telefono? Pare strano. Magari il numero giusto ti manca qualcosa. E cosa? Forse nell'altra dimensione. C'era un telefono nell'altra dimensione? Immagino ci sia lo stesso telefono. Però lo chiamo da lì? No, no, dice che non è più disponibile. È vero, è vero. Ma lo chiamo qua con lo stronzo che mi rincorre, scusa. Ah, eccolo qua. Cazzo, posso! 555 365 3027. Però c'è lo stronzo adesso che mi incula. Ma adesso mi incula. Pronto? Pronto? Thank you for calling New Tempo Customer Support. Cazzo! Come faccio ad aggiornare le... Premo 1 per il nuovo firmware. Allora, voglio che mi spedisci a casa l'aggiornamento. Posso premere 2 per... No, premo 2. Mettiamo la console nell'intello lì. Che cos'è intello leader? B, su e select. Cos'era la terza opzione? Boh, vabbè, vediamo. Starbreeze. Ok, quanti giochi c'erano? Voglio sapere come l'hanno uccisa adesso. Alla fine della conversazione sono interessato.
Chi è? No, aspetta, non è di qua. Chi è? Ecco qua. È arrivato il pacco, è espresso Amazon. Ecco qui. IntelliLoader, eccolo qui. Che faccio, lo apro? Ah, non si può. Non si può. Non si può. Ah, non si può. A posto. Gotti. Gotti. Non si può. Non si può. Chiudo. Allora, mi aveva detto... Oddio, che tasti è che devo mettergli? Mi sono smentecato. Era su... Start... B... B, su e select. E quali sono i tasti? Allora. B, su e select come si preme? Con la V di Verona? No. Non so perché. Con enter si preme start. Ok. E con la Q? No. Beh, vedi, non è la Q. Ah, sì, mi ricordo. Non so come si preme select, mannaggia. Con la L? No. Con lo spazio, grazie. Ok, allora intanto grazie mille a Sigul. Sono due spicci, mi sembra una benedizione fortissima per essere presa il mio primo lavoro vero. Tantissimissimi auguri, tantissimi. Dei sogni aggiungo, tantissimi auguri. Va bene, e grazie anche a Blues. Le si vuole bene da molti mesi, ma per ora sono 5. Grazie mille. Vado. Installazione. Quindi posso cambiare gioco? Ah, è un nuovo livello. Qui dove cadevi veniva giù la ghigliottina e ammazzava le due persone, no? Davale! Com'è che si sparava così? E ci sono di nuovo delle persone... Aiuto! Ma è fortissima sta stella! Patrick! Bestia, che Dolores! Porca troias! Ma come faccio, scusa? Non devo ucciderlo, forse? Minchia, ma ha distrutto! Porca troia! Ma scusa, fammi riprovare! Mi è fortissimo! Ah, troppo esoso! No, perché dopo mi stanno un botto. No! Ce l'ho fatta! Li ho liberati! Però ho perso? Cioè, sono sparito, che succede? Sì, immagino. Non mi rendo conto. Era un... per me o... Vado. Si sono dimenticati le texture qui. Cosa c'era scritto? Non ho letto! Unisciti a noi nell'eterno chiaro di luna.
Tintarella di luna. Ah no, pensavo, è una roba mia. C'è una candelina, la posso raccogliere la candelina? No, devo andare in giro al buio. Ti pareva con questo filtro anni 20, un film noir. Adesso mi devo comprare un fedora e fumare sigarette e andare a scoprire che cosa è successo sotto la pioggia di New York con il mio cappotto color beige. Tu cazzo, che faccio? No, io devo andare al buio, ma non vedo. Ah no, guarda, di qua c'era una via. Sera. Non andate a letto, bastardi, anch'io voglio venire a letto con voi. Grazie Tricky per i 40 mesi. Abbiamo tanti giochi da provare effettivamente. Prego, la via è di lì e di lì. Ah, sì, mi ricordo. Sti bambini. Ma quindi mi ha fatto capire che non devo andare di lì. Ma fa così. E mi sbircia. Ma c'è la luce? No. Quindi vado di qua. E che serve? Ah, forse è di qua che devo andare, ma devo correre. Ciao bimbo! Ciao bimbo! Mi ha preso! Però anche ruttato stavolta. E che devo fare? Speedrun! Madonna, ti prendo! Ti prendo! T'ho visto e vaci vado di qua. Il frigo! Il frigo è allucchettato! Guarda te, vuole giocare al labirinto di sto gran cazzo. Ok. Adesso scappa. Però io non vado lì. Perché sono mega pirla. Vago pare qua. Così, mi assento. Cosa ho raccolto? Un'audiocassetta. Ma continua a piangere. Red. Rosso. Green. Verde. Red. Rosso. Basta! Basta! Sto bimbo di merda, che palle jumpscare! Era tanto bello sto gioco, ma c'era bisogno! Ah, rosso 5. Allora, mi fa zigulin. E io dov'è che ero andato? No, ero andato dentro di qua. L'avevo inculato di qua. Ah, green red. Vuol dire che quando dice green posso andare, quando è rosso mi devo star fermo. Ho capito. È un 2 3 stella, solo che col semaforo. Ho capito, ho capito. Red. Ciao. Green. Red. Green. Se posso. Red. Green. Grazie Ex, non vedo un cazzo. Neanch'io. Red. Non è vero, non è vero. Che dice? Ma che dice? Ma allora? Chi ne fa le regole in questo gioco di merda? Fatto male. Grazie Exterior, non vedo un cazzo, la storia della mia vita. Quando mi sono girato ero fermo, ma va là, va là.
Dov'è qua il buco? Ah, ma cazzo, ma c'erano anche dei passi con la pozza di sangue e è uscito dalla finestra. Ah, ha fatto proprio tutto uno. C'è il replay? Mi fido. Mi sono mosso, mi fido. Se non fosse una rottura di cazzo sarebbe bello. Red. Green. Red. No, è molto bello, però è noioso rifare la stessa cosa. Green. Red. Green. Red. Ce l'ho attaccato il culo adesso. Green. Red. Green. Red. Green. Red. Green. Ma io mi fido, Io mi fido, con questo sorrisino da solito. Io mi fido! Chi sei che piange? Oh, Fantoin, dov'è? Oh, dimmi tutto, adesso mi fa jumpscherone. Ma era una burla! Grazie, Point 06. Una Polaroid! Bello! Gli abbiamo chiesto di darci rabbia. Chi sei? Aspetta. Per i messaggini. Aspetta che devo dire al ragazzo dove deve andare. Ha ricevuto 10 nuclei. Lo studio ora è bloccato. Hai sbloccato. Ok. Clicca qui, diventa un hacker. Aspetta che gli dico, Siamo invisibili. Ah sì, vabbè, la foto. Quindi vuol dire che ce l'ha fatta. Madò, che botta la bambina, ragazzi, mi ha fatto ancora piacere dei bandalognes. Mi metto un like. Quella maledetta con i suoi giochi copiati da Squid Gumball, va bene. Che cacchio, vedo un po' che ci siamo. Era una bambina? Ecco qua, per tizio e nessun altro. E chi ha fotografato là? Oh, leopardato la mutanda. Lì non guardo perché mi sa che è spoiler quello lì. Ho guardato un enigma. Clicco qui che voglio diventare un hacker. Vediamo un po'. E che non sarà per niente malware questa cosa. Lezione 2, consigli utili. Bentornati hackers. In questa lezione continueremo ad esplorare alcuni trucchi basilari del web hacking. Come sapete, molti siti web hanno un pannello di controllo dal quale è possibile vedere e modificare ogni pagina, anche quelle nascoste. Solitamente tali pannelli sono aggiungibili aggiungendo admin alla fine dell'URL di base. No, veramente? Per esempio, se ci trovassimo a navigare sul sito website, quello dell'hacker, no, websiteunderattack.com, sarebbe una buona idea provare a visitare admin. Ah, a volte i web developer alle prime armi lasciano nome come dati di accesso, admin e password. Ok, altre volte invece impostano una password poco sicura. In questi casi, per indovinarla, occorre utilizzare semplici tecniche di social hacking. L'ideale sarebbe raccogliere più informazioni possibili sul proprietario del sito web. Certo, data di nascita, il cognome da nubile di tua madre, no, quelle sono state lì.
o quelle sul matrimonio. Se invece ce ne possiamo, tecniche più avanzate. Va bene, quindi che facciamo? Home, archivio, not found, chi siamo? Allora, proviamo a fare esplorare il sito web, facciamo home e io provo proprio così. Admin, vediamo se hacker o il sito degli hacker. Non è possibile contattare il server, forse perché c'è HTM, aspetta. No, non che piace. Non che piace. FireDuck. FireDuck, posso creare FireDuck? No. Questo, allora, propaganda non è, non ha un sito vero e proprio, no? Ah, ecco il .com, avete ragione, cioè, c'era l'HTML prima, non l'avevo visto. È scritto molto in piccolo, perdonatemi. Vediamo. Eh no, lo stesso, non gli va bene. Non gli va bene. Ma forse perché manca il www, ma non penso. No, infatti. Nietta ha paura, poverina. No, però aspetta un attimo. Mi ha detto che era aperto. Probabilmente devo andare di qua. Banalmente dovrò aprire lo studio. Questo. Non è questo lo studio? Giustamente mi ha dato una stanza in più, mi ha detto, no? No. La macchinetta non è che mi fa vedere i misteri di sto gran cazzo? No. Ma non era qui lo studio, che era d'angolo come Resident Evil? Pareva. Ecco qua. No, qua che sei i marmi. Bellissimi. Ecco lo studio. Il gioco, Star Breeze, per il New Tempo System. La fisica teorica. C'è un ritaglio di giornale bruciato. The Everywhere. Ha ucciso la moglie e ha commesso suicidio. La figlia è ancora persa, ma è nel frigo, l'abbiamo letto, lo sapevamo. Ok, questo qui ci servirà, immagino. Vabbè, proviamo a digitalizzarlo. È l'unica roba che mi viene in mente. Giro il mondo? No. Anche perché non ce l'ho 80 giorni di ferie io. Andiamo. Vediamo un po'. Glielo infilo dentro. E perché no? Anche questo. Ok, vediamo. Traducimelo. Questo oggetto è puramente descrittivo e non serve per risolvere gli enigmi. Che cosa? Ah, il giornale. Però è interessante lo stesso. Dopo aver fatto irruzione, gli agenti hanno rinvenuto il cadavere della donna nel frigorifero. Ah, il corpo di Laura, barbaramente fatto a pezzi, era stato frettolosamente riposto dal coniuge dentro l'elettrodomestico. Ah, non è la figlia? No, si pronuncia Aigo. Grazie a Todd Overture per 17 mesi. Kumba e disgrazia. Che coglia? Rinnovate! Che prima o poi riuscirete a sbirciare del tutto. Non c'è traccia invece della primogenita Crane. Le forze d'ondine hanno già dato il via alle ricerche, ma non si esclude la tragica possibilità che la bambina sia stata preventivamente uccisa e nascosta altrove. L'omicidio-suicidio dei Crane riporta alla memoria eventi avvenuti al palazzo Chigi. E proprio come allora una fitta coltre di mistero copre l'intera vicenda. Fico. Star Breeze... Anche questo è descrittivo. Un gioco quasi introvabile. La cartuccia prodotta da uno specchio per il gioco. Il gioco si limita a rielaborare i livelli giocati della Greta. Ma noi siamo all'Enigma 2 adesso, no? E qui loro sono più avanti. Cioè, se io clicco qui, non è che prima... Aspetta. Mm.
Non ho elementi. Non ho elementi per dire dove andare. Ah, a meno che non debba proprio andare su website under attack. Ma mi sembra una stronzata. Non lo carica, infatti. Un altro sito da visitare? Eh sì, può essere. Però... No, ma questo qui è chiaramente un esempio super generico. No, infatti. Chi siamo? Non me lo dice chi siamo. Giustamente sono hacker. Mica lo dicono chi sono. Ah, la macchina fotografica illumina. Interessante. Quindi se io magari mi faccio un selfie per davvero. No. Allora, frigo. Non ci sono pezzi di cadavere, come potete vedere. Sotto questo punto di vista siamo tranquilli. Devo tornare nell'orrore, secondo voi? Ma può dare a essere. No. Laura non c'è andata via, confermo. Boh, qui non mi pare ci sia altro da ciaciarare. Quindi lo studio era giusto una roba in più. Qui cosa c'è? Porta chiusa. La foto al frigorifero dice che magari viene fuori il cadavere. Ma mi sembra strano, ma vediamo. No, non ci sono cadaveri nel frigo. Boh, provo ad andare all'altro mondo. Magari... vedi mo. Che portrait. Cos'è questa freccia in giù? Lei c'è la freccia in giù. Questo c'è la freccia a destra e a sinistra. No, sei scemo? Questa c'ha il seno di fuori e c'ha il quadrato. Lui c'ha la pistola e del cerchio. Ci sarà sicuro una sequenza che mi serve sapere. Allora, i fiori sono le due frecce. E che vuol dire? Oh mio Dio. Sì. C'è questo qui, la freccia su e giù. Che... Allora, i fiori si collegano a questo. I fiori vanno con Arlecchino? Chi è? Ah, si apre stavolta. Questa è una mezzaluna fertile. Ce l'aveva mia mamma una pianta come quella. Ah, i fiori si collegano ai quadri. Sì, però se mi parla mi cago addosso. Allora, la mezzaluna va a sta signora qua. Ah, vedi, c'è una serra. Fortuna che non ci sono cose inquietanti, eh. È chiuso. Ah! Ok. Allora, sito web floris.altervista.com. Mi ricordo. Grazie a Time Out, HackerCat, tanta roba, grazie mille. Allora, glielo infilo lì. Poi, l'ho digitalizzato. Però scusami un attimo. Che...
Ma che inculata è, scusami. Era meglio se lo... Cioè, speravo... Allora, floris.altervista.com. Allora. Altervista.com. Vediamo se funziona. Eh no, non funziona. Forse vuole che vada direttamente in admin. Eh no. Org? Ah, org era. Aspetta. Sono pirla stasera. Oh, eccolo qua. E allora avevamo la, il prodotto questo qui, la Crisantemo, il Red Broenia. Sì, c'avevamo proprio queste. Chi siamo? Con voi dal 92, attenzione, con voi dal 92, nato nel 92, Floris è un vivaio che ama molto la vita. Dopo il nostro lavoro nel Maine, abbiamo deciso che era ora di trasferirci in un posto più tranquillo. Vieni a trovarci nella nostra nuova sede. Nickname su propaganda, Roland Schuwerk. Roland Schuwerk. Allora, guarda, facciamo così, andiamo su admin. E secondo... Perché no? Ah, perché c'è about, aspetta. E gli metto Roland e 1992. Vediamo. Con il nome di tuo figlio. Amanda, Carla, Giovanna, come si chiamava? No. Aspetta. No, crea nel Floris. No, aspetta, non Floris. Greta. No, dai! Cos'è che era? Roland? Oddio, non mi ricordo mica più. Me lo sono dimenticato. Greta. Ah. Non era Laura? Eh no, Laura non è la moglie, scusami. Però non è che me lo dà. Ah, forse era sbagliato. Dice figlio, sì, però è un form generico. Ah, Greta con la G maiuscola, dici? Grazie, I'm the seal. Buonasera, tutto bene? Tutto bene, grazie mille. Forse devo guardare il sito. Me l'abbiamo visto. Allora, perché? Qual è il problema? Ok, c'è backslash. Allora, tu dal 1992, codice prodotto, mi dai codice prodotto. Poi non so se... va bene. Con voi dal 92. Mi vai, mi chiama molto la vita. Si chiama Roland Schurz. E questo c'è scritto. Floris è un vivaio che ama molto la vita. Non è che devo trovare Roland. Ah, vai in culo, aspetta. Roland, cerco solo Roland, vediamo. Ma va, guarda te. Ah, ma si può approfondire. Madonna, non me l'aspettavo così profondo, ma che figata. Ok, maschio. Indole del collettivo 43, non so cosa cazzo voglia dire. Se cerchi dei fiori bellissimi, Floris fa per te. Siamo sempre pronti a soddisfare i vostri bisogni. Inoltre, la prossima settimana potranno tornare a farci visita anche dei clienti speciali. Qui qualcuno ha scritto il codice.
Immagina di essere in un social media per almeno 3 decadi nessuno, e nessuno che ha avuto interazione con te fino ad ora. E giustamente perché adesso ci sono gli altri utenti nel mondo che scrivono. So che quelli piacerebbe voluto farmi visita, ma oggi a bottega aprirà solo per cliente speciale. Mi dispiace. Ah, e questa era la foto di prima. Chester. È il figlio Chester? Ma è il bambino de merda! Chester. Vorrei passare la mia missione. Allora, proviamo. Proviamo di nuovo. Roland, 1992, e suo figlio si chiama Chester. Istruzioni TXT. E che mi dai? Istruzioni di cosa? Apri terminale... Cos'è? Mi connetto al tuo IP? Cioè, perché sono stronzo. Kidney. Bello. Heart. Scusami, ma era letteralmente un rene? E questo è un cuore? Polmone. Ma questi sono pazzi. Posso scaricare la foto? No, perché è corrotto, mi dice. Vabbè, connettiamoci... No, dov'è che è? Al suo IP. L'idea è quella del merda, no? 192, 168, 43, 87. Questa è casa mia, entra. Grazie a Roscio Rocco per la sub. Connesso all'amministratore del server locale. Download in corso floppy. Cioè, un mirror di un floppy, va bene. Sì. Cosa ha fatto? Non ho visto. E non va sotto. Scusami, non era giusto? Ok, scusami, Ctrl V. Ah, ok. Ok. Allora, main, pushesi, order handling, pushedi, ok, muoviti di uno, counter. Keep counting. Sì, è un modo per segnarsi gli ordini. Clau 7 come il numero massimo di ogni cosa, tipo i nani di Biancaneve, le vite dei gatti, giocatori di una squadra di calciotto. Con giocatore azzoppato, giusto, grazie mille. Allora. Ah, sì, mi ricordo. Pushesi. Sì, è un codice macchina questo qui, è coding, però se uno non ne mastica come fa a uscirne? Magari lo tiriamo fuori dallo specchio? Ma, non saprei cosa farmene, ma ok. Però aspetta, floppy è quello... è qui. Ah, magari mi dà effettivamente un floppy, aspetta. Non ci ho pensato, vediamo. Ah, Floris c'è scritto nel floppy. Lo inserisco! Lo tiro fuori dal computer e glielo rimetto dentro. E questa è una roba incredibile. Vai. Senti il floppy che... Sì. Ah, questa cosa è meravigliosa. È meraviglioso sto gioco. Nameless, siamo sempre qui. Buonasera Gattone, buona live. Altrettanto, grazie mille per i 26 mesi. Guardate che allora, al di là dei jumpscare che sono merda, sempre tutti i giochi, il resto è veramente bello. Sì. Benvenuto nel programma di Florence. Storico ordini, nuovo ordine. Storico ordini, vai. Zero ordini nella cronologia. Inserisci nuovo ordine.
ho capito. Dovevo fare la foto ai fiori, quelli che c'erano, immagino. Quelli che non mi ricordavo. Allora, c'è questo. Così immagino si debba fare. Ok. Poi vabbè, questo. Dov'è la foto? No. Mi posso portare via solo una foto? Vabbè, me lo ricordo. E questo. Ah, quello giallo, quello rosa. Eh no, ma ce ne sono troppi, ce ne sono. Secondo me i fiori ci sono tutti, eh. Perché aspetta di qua. Vedi che c'è l'altro. No, 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 no. No, solo. Ah, me le teneva tutte le foto. No, a noi ne interessa uno specifico di fiore. Quale? Quello che è corrispondente al quadro. Sì, ma quale quadro? Una calla. Fiori con le balle qui. Sì, è vero, è vero. Me ne chiedeva tre. Me ne chiedeva tre, avete ragione. Me ne chiedeva tre di codici. Cioè, pure peggio. Ah, forse delle persone. C'è sto ragazzino qua. Salve. Che dice? I don't mind my sight, I just called me. Ma con cos'è attaccato? Non badare a me, non esisto, ma gli ospiti speciali mi guardano fisso. Ah, sì, mi ricordo. Bello. Paura che si muovesse sto stronzo. Che brutta idea, che brutta idea. No. Lui non esiste, ha detto. Mi fido. Però è sempre lì. Oh! Ah sì, questo è sempre il pezzo che avevamo visto. Sera. Vabbè, io andrei. Finché non si gira va tutto bene, sì. Mi servono delle informazioni un po' più precise. Come faccio a selezionare i cosi da ordinare? Non posso. Gli organi non lo so, non so se c'entrino qualcosa adesso gli organi. Devo decifrare il biglietto del cadavere. Dici che è proprio un indizio quello lì? Non può dare a me, io non esisto, ma degli ospiti speciali mi guardano fisso. Che paura. Gli ospiti speciali mi guardano fisso. Quindi magari i quadri che mi guardano.
I quadri che mi guardano. Potrebbe essere quello. Proviamo a vedere. Allora, c'è la signora con la freccia in giù. Poi, lei non mi guarda. Il bambino, c'era il bambino. Dov'era? Il bambino che c'ha la triforza sbagliata. Ah, guarda, la freccia in giù e ce l'abbiamo già qui. Potrebbe essere così. Non lo so. Poi un altro quadro che mi guarda. Un altro quadro che mi guarda, non me lo ricordo. Vediamo se troviamo la triforza sbagliata. Lei no. Qui no. Che guardano il morto. Ci ho pensato anch'io, ma è strano, perché chi lo guarda il morto? Cioè, è più probabile che ci guardino fisso a noi. Eccola qua. La stella. Credo. Allora, mi serve la stella e la... Che ho spostato la sedia. La stella e la triforza sbagliata mi serve. Mezzaluna. Nelle foto di prima. No, di qui no. Morto dice a te che lo guardano fisso? Perché, scusami, se no come cazzo fai a trovare i quadri che guardano verso il morto? Cioè diventa veramente una roba scomoda. C'erano piante col morto? Sì. No. No. Che brutti suoni. C'era un quadro nella stanza del rubinetto, è vero? È più probabile che fosse lei rispetto a quell'altra. Scusami. E mi ammazza. No, perché io scappo da uomo. No. Ce ne sono quattro che mi fissano. Ah sì, giusto, questa è l'uscita. Beh, a me ne servono tre, certo. Secondo me una di quelle non contava. Files? La macchina fotografica dov'è che ce l'avevo? Cos'è questa? Ah, foto... ok. Dove l'avevano trovata la macchina fotografica? Ce l'avevano data... qui. Ci sono dei quadri che guardano verso il morto. Vediamo. Se serve il floppy. Sì, Lino, buongiorno. Il peccato viene osservato da questi tre quadri. Ah, guarda, me li ha trovati lui. Perfetto. Thanks. Vediamo. Ah, lui li ha pensati in questa maniera qua. Ho capito, ho capito. Ah, fenomeno, voglio andare a vedere. Ci fa citare? Sì, vabbè, c'eravamo comunque arrivati. Tanto comunque è una roba che rifacciamo. Io pensavo che loro guardassero me, perché mi sembrava strano avere effettivamente... dei quadri che... scusatemi, ho preso proprio paura, non volevo urlare così tanto, scusatemi. Ecco, vedi, se non ci fosse stato questo il gioco sarebbe bellissimo. Cioè, a che pro mettere il nemico che ti rincorre? Cioè, il gioco è veramente bello. Non serviva per niente. Serve solo a metterti pressione ed ansia. Pressione ed ansia fastidiose, tra l'altro, perché non è che ti diverti. Mannaggia. Allora, c'è questa.
Quindi triangolo. Segna Gabriel, triangolo. Fetta di pane col buco. Triangolo, fetta di pane col buco. E... ce n'era un'altra che era molto figa, che era in una posizione... Oddio, non lo saprei. Questo qua. Triangolo, fetta di pane col buco ed esplosione mistica. Ok? Allora. Triangolo... No. No. Grazie, Gabriel. A trovarli adesso. Allora, cos'è? Non vedo. Tondo, no. Triangolo, no. Ce ne sono due adesso di questi cosi qua, perché uno l'ho staccato. Ma che vuol dire quella cosa lì? Posso staccarlo anche a lui? No. Stacco le vertebre alla gente. Allora, stella, porca troia, ma non è possibile neanche uno. E questa è sfiga. Andiamo per esclusione. Ah, cazzo, non è che dobbiamo andare per davvero per esclusione. Allora, fetta di pane col buco. Basta. Quadrato. No, e dov'è che non sono stato? E soprattutto, dove è finito lo stronzo? Questa è la triforza sbagliata. Ecco qua. Non vedo. L'esplosione mistica. E qua ci sarà il triangolo. Ah, è la canapa. Ok. È carino perché comunque sì, ti danno degli indizi, cioè ci sono i ragazzi che ti risolvono l'enigma, però te lo puoi fare comunque per i cazzi tuoi con tutta calma. Non è male questa idea del social network. Il nemico che ti rincorre è proprio merda, purtroppo. Tu ti ricordi che il mostro è un palo in culo, ma non hai manco provato a salvarti una volta? Non è vero, prima ne siamo scappati, Rafa, cosa dici? Siamo proprio scappati dal mostro prima. Eccole qua. Fa semplicemente cagare, che vi devo dire? No, non dovevo aprire questo. Fire Duck. C'è cronologia, com'è che si chiamava? Florence. No, non mi ricordo mica più. Era, oddio, non ce l'ho più. Era Florence. Punto altervista. Florence, altervista org. Floris. Ah, Floris. Aspetta, grazie ragazzi. Floris. Eccolo qua. Allora, abbiamo, cos'è, dell'aloe vera secondo voi questa qui? Sì, ma è più piccola la foto, no? Sì, sembra l'aloe vera. Allora, dove c'è il floppy? Non ce l'ho, lo devo cagare fuori. Allora, fermi un attimo. Boh, 2. Codice prodotto. Allora, li mettiamo l'aloe vera. Ctrl V. 1. Poi questa roba qua. Uno. Qual è che era l'altro? Ah sì, quello è questo.
1. Perché ce n'erano più di uno? Non me lo dire che lo facevano con le mani quadri. Allora aspetta, però fortunatamente abbiamo le foto del quadro. Orco can, non vedo. Non posso però posso fare così. Ok. Vediamo. Cazzo, che genialata, aspetta, Allora, fermi. Non vedo bene. Allora, lei credo che quello sia un 4. 5, 6, questo è 8. E quella cos'era? 2. Allora, lei è il triangolo. Il triangolo era questa, no? No. No. Questa era il triangolo. Allora, proviamoci. Allora, prendiamo questa. Coppia. Nuovo ordine. Allora mettiamo il triangolo 4. Perfetto. Il prodotto numero 2 era ok, prossima foto. Il ragazzino che fa un 8. Il ragazzino cos'ha? L'esplosione nucleare. Sì. Il ragazzino ha l'esplosione nucleare. L'esplosione nucleare era questa, che è questa qui, e gli diamo un bel 8. Perfetto. Poi abbiamo quella lì, mi ricordo, era un 2. Era un 2 la ragazzina. Non mi ricordo. Mi pare un 2 anche a me. Vediamo se la va o la spacca. Yes! Per ritirare i prodotti visita la nostra serra. No, fa la macchina fotografica, la voglio. Però posso andarci? No, perché non è qui la serra. La serra è di là. A te, ma è bellissimo sto gioco, è bellissimo. Aspetta, vediamo Lino cosa mi ha risposto nel frattempo. Ora sono un vero hacker. No, non c'è. Ah, Enigma 1 era. Eccolo qua. Che palle. Va bene. Vado. Andiamo al volo, poi chiudiamo. Perché, minchia, abbiamo sforato 10 minuti addirittura. Pensa a te. Avatari, tornati oggi da 3 giorni Luca Comics. Distrutto, ma la forza di rinnovare il gatto si trova sempre. Grazie mille. E grazie anche a Negan, 37 mesi, un saluto anche al mio amico che ti segue sempre. Grazie mille. Scusatemi. Mi ha preso moltissimo. Devo dire che mi ha preso... Dai! Stronzo! Lascia la frigorifera, mi infilo! Mi rendo conto. Sì. Mi riposo. Chiaro. Sono usciti dei numeri lì.
No, te sei, stai scherzando. I bambini sono tristi perché la mamma si è legata al collo un bambino e lo usa come arma di uccisione. Down here non c'è. Ah, scusi. Sono bloccato qui dentro. Devo avvicinarmi al cadavere. Giro qua, non si può. L'unico indizio che ho è il cadavere. Ma io ci devo andare? Please help us. He took them away from us. Now we are empty inside. Ah. My blood is dirty. So fare una trasfusione, amico mio, che te devo dire? Ah, l'aspirapolvere. Ah, è la signora del disegno. Perché c'è il bimbo. Bello. C'è corrente, signora. Ah, lascia la scia. Signora. Signora, fa corrente. Vabbè. Cazzo me ne frega. Io... Oh no. È lucchettato qua. E come fa a far corrente? Cioè, dal muro fa corrente? Signora, fa corrente il muro. Signora. Dove è andato? Devo seguire la scia. Che bella idea del merda, eh. Signora. Eccola qua. La cella, che cos'è? Ah, ma è una cassa toracica con... Ah, figo, complimenti. Ah, non dovevo. Sera. Il dribbling, signori. Mi ciuccia, mi ciuccia. Eccomi, mi ciuccia. Ciapale. La 1, la 2 o la tara è? Non lo so, non lo so. Signora, signora, mi ciuccia! M'ha ciucciato. Molto figo come design, è vero? Salve signora. Signora, credo sia una signora, non lo so. Allora, qua. È ok. E ci sono le cose qua, no? No, non dovevo venire qui? Adesso mi ha tolto davanti. Salve signora. Ah, sì, mi ricordo. E io che pensavo che fosse proprio qui che dovevo venire. Arthur, grazie per gli 11 mesi. Grazie a Ertrel per i 12. Finalmente un anniversario, grazie mille. E grazie a Pursino. Buonasera, signor gatto. La guardo, ma non la guardo perché mi cago. Capisco perché. Mi ciuccia. Ma non ho capito, che devo fare? Devo trovare i tre bambini? Siamo svuotati. Non è che devo chiudere che fa corrente? No. Almeno lei non fa un jumpscare. Eccolo qua. Le emozioni nascono dal cuore. Quindi devo portare i bambini, gli organi che li ha tolto? È oscura come cosa. Ma dove li trovo io sti organi? Permesso. C'è una scatola dove ripongono gli organi dei bambini? Dove si tengono gli organi dei bambini? C'è qualcuno di pratico qui? In frigo? No. Ah, giusto, erano invasati, avete ragione, la foto era invasata.
Ma io non ho visto un cazzo. Qua ci sarà sicuramente un'altra boccia. No. 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 E qua non mi fa aprire. Qui c'è l'altro bimbo, il primo. E questo l'ho capito, ci saranno tre bambini con... Ne ho trovati solo due. E manca il terzo bambino, certo che manca il terzo bambino. Ma non solo manca il terzo bambino, cioè manca... Ah, ok. Mancano anche gli organi che stiamo cercando. Non parla più questo. L'ha ucciso forse? Con le piante non mi fa interagire, ho già provato. Immagina la Vanya li mostrava sotto il suo lenzuolo. Dici che devo farmela un po' stealth e rubargli? No, minchia. Che difficoltà. Ecco, così tipo. C'hai ragione. Ma che difficoltà è. Lo faremo domani sera. Grazie a Cabli per i 54 mesi. Segna un saluto ai minori di 3. Altrettanto, grazie mille. Ragazzi, che bello. Che bello, che bello, che bello. Grazie a Sintha per la sub. Molto bello. Molto bello, ma veramente molto, 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 molto bello. Grazie a Rolfix per gli 11 mesi. Così, all'ultimo. Un rinnovo di massa. Dai. Rinnovate, rinnovate che finisce l'hype train e poi andiamo tutti a letto. Ah, sì, mi ricordo. No, Q, perché voglio andare a letto anch'io, sono stanco, è stata una giornata bella piena. Rinnovate. Sei uno degli sviluppatori, Madness? No, l'ho fatta la sbirciatina, l'ho fatta, inizio live. Niente? Oh, io andrei anche a letto. Chi è che dorme stanotte? Mamma mia, grazie Solox per i 41 mesi! Molto bene, Langbart, adesso la lascio lavorare. Mi sembra giusto, Sigol, sono cotto. Allora, domani mattina con Age of Empire, che bello anche quello. Oh, se tutti i giochi che escono sono così, cazzo. Perché lui sta giocando a Spyro? Ma si può? Santo cielo. Vabbè. Ce ne andiamo a tutti a letto. Vi mando da Harry. E diciamo, hai imparato a giocare o no? E noi ci vediamo domani mattina. Grazie a tutti, spero vi siate divertiti e buonanotte.